Grazie. Affronterò subito un tema estremamente concreto e presento un'interrogazione perché ieri nella rassegna stampa della provincia ho trovato un articolo che faceva una denuncia molto importante su cui dobbiamo approfondire. Perché pare che vi sia stata in passato uno stanziamento di 400.000 euro da parte della provincia a un comune o più comuni dell'Interland con lo scopo di fare delle piste o percorsi ciclabili, ma queste piste e percorsi ciclabili non sono mai stati realizzati da questi comuni. Allora io credo che questo almeno risulta dall'articolo che io ovviamente allego all'interrogazione. Visto che ci si lamenta spesso che mancano i soldi, noi vorremmo che almeno quelli che la provincia stanzia per fare qualcosa di concreto venissero spesi per fare quello che è l'obiettivo per cui vengono spesi. Quindi presentiamo questa interrogazione affinché vi possa essere un approfondimento per chiarire innanzitutto se quello che viene riferito nell'articolo corrisponde a verità, quindi se circa 3 anni e mezzo fa è stato fatto questo stanziamento di fondi e che fine hanno fatto e perché non sono ancora stati realizzati dai comuni in questione questi progetti legati alla ciclabilità del nostro Interland. E sempre per rimanere in questo tema che è noto sia molto caro a noi come ai cittadini milanesi, vorrei anche fare da megafono ad altri articoli che sono apparsi nella rassegna stampa di ieri sul tema della ciclabilità. Intanto perché in uno di questi vi è un dato estremamente interessante che è bene ricordare, è noto, non è una novità, ma è bene ricordarlo. Sono 650.000 bici che circolano in città, quindi non è un numero irrilevante, è un'utenza che merita un'adeguata attenzione, anche perché è un'utenza debole delle strade, come lo sono i pedoni. E spesso, e anche qui i dati ci vengono in aiuto, sono l'utenza più martoriata e che subisce danni peggiori in caso di incidenti. Allora, da un lato torniamo sul tema della ciclabilità e della sicurezza della ciclabilità, ma la ciclabilità è anche la possibilità di ritrovare la bici e di trovare un posto dove posteggiarla. E su questo c'è una grave carenza da parte del Comune di Milano. Quindi noi vogliamo sperare che come provincia si riesca, gli assessori competenti riescano a farsi interlocutori presso i loro facenti funzioni nel Comune di Milano affinché vi sia quella attenzione reale a questa problematica e non solo una serie di annunci che poi non trovano mai la realizzazione pratica. Vorrei poi, io avevo anche altri temi in realtà da affrontare, però visto che oggi c'è stata una discussione molto importante sul tema dell'Expo, volevo fare riferimento a una cosa che già il consigliere Casati aveva sottolineato. E cioè che a questa discussione non ha partecipato l'assessore che ne ha la competenza, perché Podestà è il presidente della provincia, ma non si è tenuto, tra le mille deleghe che si è tenuto, non si è tenuto quella dell'Expo. L'assessore all'Expo è la Garnero, che non vediamo da ormai parecchio tempo in commissione, l'ultima volta è venuta proprio in qualità di assessore ad Expo. Ci ha consegnato quel famoso testo scritto in cui per prima aveva parlato di esproprio, salvo essere subito smentita, quasi censurata dal presidente Podestà. Allora, vogliamo capire che ruolo svolge questo assessore. E visto che viene pagato come tutti gli altri assessori, vorremmo capire se lo fa l'assessore oppure no. Non la vediamo neanche ormai più come immagine apparire qui nei banchi dedicati agli assessori. Quindi vorremmo capire, insomma, che ci sta a fare in giunta. Ha un ruolo o non ce l'ha? Se ce l'ha, ci spieghi ormai qual è, perché è evidente che il ruolo
inerente all'Expo lo svolge qualcun altro. Concludo qui, grazie.